Trapani, i primi bilanci di Maurizio Agricola a un mese dal suo insediamento alla questura. Mazzara esposto dell'asso Consum sul depuratore comunale di Contrada Boccarena. Mazzara dopo la tassi in arrivo per i contribuenti mazzaresi anche il balzello Tari. Campobello elezioni entro il 22 ottobre la presentazione delle candidature a sindaco. Calcio, il Mazzara a caccia di conferme domani sul difficile campo di San Giovanni Gemini. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima della settimana. Apriamo come di consueto con la cronaca. Quinto giorno di ricerche in mare dei due fratelli mazzaresi dispersi dalla notte tra lunedì e martedì scorsi a seguito del naufragio del natante Tre Fratelli al largo delle coste di Petrosino. Di Piero e Daniele Di Marco però non c'è ancora alcuna traccia. Le ricerche ininterrotte coordinate dalla Capitaneria di Porto non hanno dato fino a questo momento esito positivo. Le ricerche in ogni caso proseguiranno anche oggi e in nottata. Mirata attività di controllo del territorio eseguita dalla Questura di Trapani, i particolari nel servizio. Una mirata pianificazione di attività di prevenzione e controllo del territorio è stata disposta dalla Questura di Trapani coinvolgendo anche enti esterni. I controlli in quest'ultimo periodo hanno riguardato le zone a rischio dove è stata riscontrata la maggiore recrudescenza dei reati ed una illegalità diffusa per quanto riguarda le infrazioni al codice della strada, nonché le zone costiere del territorio provinciale attraverso un'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nel corso poi di un controllo del quartiere Fontanelle Sud a Trapani è stata realizzata anche una bonifica ambientale del rione con la rimozione di carcasse di auto e cumuli di detriti abbandonati. Il bilancio dei controlli conseguiti tra il 20 agosto ed il 20 settembre è il seguente: 1.125 persone identificate, 721 veicoli controllati, 197 verbali elevati per infrazione al codice della strada, 25 sequestri amministrativi, 5 fermi amministrativi, 20 persone denunciate in stato di libertà, 10 persone arrestate per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di Mazzara che tornerà a riunirsi lunedì in seduta urgente per esaminare la Tari per il 2014, il servizio. Dopo quello della Tasi è in arrivo un altro balzello per i cittadini mazzaresi. Si tratta stavolta della Tari, cioè la tassa sui rifiuti che prenderà il posto della vecchia Tares. Di questo ulteriore balzello si parlerà in particolare lunedì prossimo nel corso della seduta urgente di Consiglio Comunale convocata dal Presidente Vito Cancitano. I 30 consiglieri comunali mazzaresi dunque saranno chiamati ad esaminare ed eventualmente approvare il piano economico-finanziario previsionale relativo alla Tari per il 2014, nonché le relative tariffe. Come dire, insomma, tra qualche giorno i cittadini mazzaresi sapranno quanto dovranno pagare al Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti gestito per i primi 9 mesi del 2014 ancora dalla Berice Ambiente. Tasse su tasse, insomma, che rischiano di mettere a dura prova le disponibilità economiche degli abitanti della città del Satero, peraltro già alle prese con una tariffa relativa alla Tasi che verrà applicata al massimo, così come predisposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Cristaldi ed approvato dai consiglieri di maggioranza. Ed anche sul fronte della Tari, all'orizzonte non sembrano esserci notizie belle per i mazzaresi, visto e considerato che per l'anno in corso il costo del servizio dovrebbe superare gli 8 milioni di euro. Una cifra non di poco conto se si considera, per esempio, che rispetto al 2013 il costo di raccolta dei rifiuti dovrebbe addirittura subire un aumento di circa 400-500 mila euro. La seduta urgente convocata dal Presidente Cancitano si terrà prima di quella seduta aperta in programma il 1 ottobre, una seduta richiesta da 9 consiglieri per parlare proprio del piano economico-finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti e della situazione economica della Berice Ambiente, seduta che rischia dunque di essere inutile, visto e considerato che sarà già stato tutto deciso da almeno 2 giorni.
Potrebbe essere già giunta al capolinea l'esperienza al comune di Mazara del dirigente esterno Filippo Angileri, nominato poche settimane dietro ragioniere capo di Palazzo dei Carmelitani dal sindaco Nicola Cristaldi. La notizia, che circola con insistenza negli ambienti comunali, è stata pubblicata oggi da prima pagina mazara.it. Non c'è però al momento alcuna conferma di tale notizia, ma nemmeno alcuna smentita. Secondo quanto abbiamo appreso, Angileri avrebbe presentato tali dimissioni per motivi personali. Con decorrenza a partire dal 1 ottobre, il dirigente dovrebbe comunque essere in aula lunedì prossimo per la seduta di consiglio sulla Tari. Proseguono gli incontri del commissario straordinario del comune di Marsala Giovanni Bologna a seguito del suo insediamento. L'altro ieri il funzionario ha incontrato una delegazione del nuovo centrodestra composta dal coordinatore locale Enzo Domingo e dai consiglieri comunali Francesca Angileri e Alessandro Coppola. Al centro dell'incontro varie tematiche che interessano il territorio, come il porto, la stabilizzazione dei precari, l'aeroporto e così via. Domingo ha anche chiesto a Bologna, tra le altre cose, di chiedere al commissario straordinario dell'ex provincia di Trapani, Antonio Ingroia, la gestione della riserva dello Stagnone. Elezioni amministrative. A Campobello di Mazara entro il 22 ottobre si dovranno presentare le candidature a sindaco e al consiglio comunale. Sentiamo. Mancano ormai meno di due mesi alle elezioni amministrative di Campobello di Mazara. Elezioni che si terranno, come si ricorderà, il 16 e 17 novembre in un unico turno. Il Servizio Elettorale della Regione Siciliana ha reso noto il calendario delle operazioni preparatorie del voto, con il quale i cittadini campobellesi eleggeranno il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale, ponendo fine così a due anni di commissariamento del comune a seguito dello scioglimento per mafia dell'ente deciso dal governo nazionale dopo l'operazione antimafia Campus Belli del dicembre 2011. Ebbene, le candidature a sindaco e al Consiglio Comunale di Campobello dovranno essere ufficialmente presentate entro il 22 ottobre, mentre i comizi elettorali verranno convocati giovedì prossimo. Dunque, la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, anche se partiti e movimenti stanno lavorando alacremente per definire le candidature. Attualmente sono tre i candidati alla poltrona di primo cittadino: Giuseppe Castiglione, Gianvito Greco e Maria Laura Passanante. Il numero degli aspiranti sindaci però è destinato ad aumentare, visto e considerato che ci sarà almeno un altro candidato a sindaco, espressione del Movimento 5 Stelle, così come dovrebbe esserci anche un candidato espressione del centrodestra campobellese. Un quadro quindi non ancora definito, ma che nel giro di qualche giorno e comunque entro il 22 ottobre diventerà più chiaro e gli elettori campobellesi avranno così certezze su nomi e programmi. Nominati a Castellammare del Golfo i componenti del nucleo di valutazione dell'ente. Si tratta del dottore commercialista Giuseppe Fundaro e del sociologo Riccardo Pellegrino. A nominarli è stato il sindaco Nicolo Coppola. Del nucleo fa parte anche in qualità di presidente il segretario generale del comune Antonella Anzalaco. Mazara del Vallo ospiterà da oggi al 5 ottobre la statua della Madonna di Fatima. I fedeli potranno recarsi in preghiera presso la chiesa di Cristo Re. L'arrivo della statua è previsto per questo pomeriggio alle 17 nel piazzale Giovan Battista XV, dove giungerà in elicottero. Da lì poi si terrà una processione con destinazione proprio alla chiesa di Cristo Re, dove domani mattina, con inizio alle 11.30, il vescovo della diocesi mazzarese, Monsignor Domenico Mogavero, presiderà la celebrazione eucaristica. Esposto di Asso Consum sul depuratore comunale di Mazara, chiesta anche una seduta aperta del Consiglio Comunale, il servizio. Ed ora spunta un altro esposto nella vicenda del depuratore comunale di Mazara del Vallo. Dopo i 55 cittadini che abitano nella zona dell'impianto di Contrada Boccarena, infatti anche l'Asso Consum ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti affinché venga fatta luce e chiarezza sul corretto funzionamento o meno della struttura. La denuncia, firmata dal presidente dell'Associazione dei Consumatori, Aldo Perrotta, è stata inviata alla Procura della Repubblica di Trapani e mira a tutelare i diritti della cittadinanza che nelle ultime settimane ha espresso preoccupazione per la propria salute.
L'esposto denuncia di Assoconsum si basa su un documento redatto lo scorso luglio dal Comitato Indaco di Mazara presieduto da Antonino Merlino, documento nel quale viene ripercorsa tutta la vicenda, nel quale vengono raccontati i disagi e le preoccupazioni vissute dagli abitanti della zona e con il quale ovviamente vengono chiesti interventi urgenti e diretti ad eliminare la problematica. Assoconsum ha quindi fatto proprio tale documento ed ha presentato a sua volta un esposto denuncia con il quale chiede all'autorità giudiziaria di accertare il corretto funzionamento o meno dell'impianto ed eventuali responsabilità. Il sindacato si dice pronto inoltre a costituirsi parte civile in un eventuale processo. Intanto nei prossimi giorni ad occuparsi di depuratore potrebbe essere il Consiglio Comunale Mazarese. Nei giorni scorsi infatti 7 consiglieri comunali hanno inoltrato apposita richiesta al Presidente del Consiglio Comunale Mazarese Vito Cancitano, richiesta con la quale chiedono la convocazione di una seduta aperta sull'impianto di Contrada a Boccarena. La richiesta è stata firmata dai consiglieri Nicola Lagutta, Teresa Diadema, Francesco Poggia, Antonino Gaiazzo, Valeria Lestra, Giovanni Iacono e Pasquale Sapina. L'obiettivo è quello di fare chiarezza una volta per tutte sul depuratore e sui problemi ravvisati in questi primi mesi di attività. Si terrà il 5 ottobre a Mazara la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso nazionale di poesia e narrativa organizzato dall'associazione Anteas e dal Cenacolo La Semente. La cerimonia si terrà presso l'aula consigliare 31 marzo 1946. Trapani Servizi e Marsala Scuole, sindacati intervengono sul futuro occupazionale dei dipendenti. Sentiamo. Sindacati sul piede di guerra a Trapani da Marsala. Nel capoluogo infatti CGL e CISL Duville contestano l'annunciato taglio dei fondi che il Comune destinerà a favore della Trapani Servizi, società interamente partecipata da Palazzo Dalì. Il taglio, pari al 20%, provocherà già a partire dal 1 ottobre la sospensione dei servizi di manutenzione della segnaletica stradale e dell'impianto di illuminazione pubblica. Preoccupati di tale situazione si sono detti sindacati secondo i quali i tagli dei servizi e dei trasferimenti potrebbero causare esubero di personale, motivo per il quale gli stessi sindacati hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco di Trapani Vito Damiano e con il prefetto Leopoldo Falco per conoscere il destino dei dipendenti della Trapani Servizi alla luce del fatto che il contratto tra Palazzo Dalì e la società dei servizi scadrà martedì prossimo. A Marsala invece c'è preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti di Marsala Scuola, istituzione comunale che gestisce i servizi del settore scolastico. Nonostante alcune notizie diano per conclusa la vertenza del personale che svolge il servizio di scuola bus a Marsala, si legge in una nota dei sindacati, nulla è ancora stato definito per il mantenimento del servizio e dei livelli occupazionali. La questione che riguarda tante persone è stata al centro di un incontro tra i rappresentanti di CGL, CISL e UIL ed il commissario straordinario del Comune di Marsala, Giovanni Bologna. Quest'ultimo ha fatto sapere che il Comune sta provvedendo, dopo che la gara d'appalto per l'affidamento del servizio scuola bus è andata deserta, a stilare un albo per accreditare le ditte di autonoleggio che effettuano il trasporto degli studenti marsalesi che potranno salire sul mezzo munito di voucher. Una soluzione però che per i sindacati non è la migliore, in quanto, dicono, c'è il rischio che le ditte di autonoleggio non riusciranno a garantire il 100% delle richieste ed inoltre questo percorso non consentirebbe la riassunzione degli 80 dipendenti. Per i sindacati invece la soluzione che garantirebbe sia il servizio che l'occupazione è quella di indire un secondo bando con parametri che consentono a più aziende di partecipare alla gara. Il Circolo di Cultura Cinematografica Mediterranei, che ha sede nei locali del Seminario Vescovile di Mazara, comunica che le attività socioculturali riprenderanno il 3 ottobre. A partire dalle 19 si terrà infatti un'assemblea dei soci. E siamo allo sport, parliamo di calcio, partendo dalla Serie B. In calendario c'è la sesta giornata di campionato che vedrà il Trapani scendere in campo tra poco alle 15 allo stadio Francossola di Barese contro la formazione locale. Per l'incontro di oggi mister Roberto Boscaglia ha convocato 22 giocatori. Il Trapani è alla ricerca della prima vittoria stagionale fuori casa. Ma ecco il quadro completo delle partite in programma: Avellino Livorno, Bologna Cittadella, Crotone Vicenza, Latina Ternana, Modena Spezia, Perugia Brescia, Pro Vercelli Frosinone, Varese Trapani, Virtus Entella Carpi, Catania Pescara e Virtus Lanciano Bari.
Scendiamo adesso di categorie. Nel prossimo servizio parliamo del Mazzara, del suo impegno di campionato di domani, vedremo anche le altre partite in programma. Proseguire la positiva marcia in campionato, avuta finora con due vittorie e un pareggio, è l'obiettivo principale del Mazzara in vista dell'ostico impegno di domani, che vedrà i canarini di scena sul sempre difficile campo del San Giovanni Gemini nel match valido per la quarta giornata del girone A di Eccellenza. Una partita alla quale il Mazzara arriva dopo aver vissuto una settimana non proprio tranquilla a causa delle difficoltà logistiche legate alla indisponibilità dello stadio Nino Vaccari per via dei lavori nel frattempo finalmente iniziati per la sostituzione del manto in erba sintetica. Ieri pomeriggio infatti i canarini non si sono allenati al consueto campo Mariano Didier di Strasatti, dove non mancano i disagi dovuti alla mancanza di energia elettrica nell'impianto sportivo, motivo per il quale il Mazzara si è allenato eccezionalmente allo stadio Stallone Castro di Campobello di Mazzara, mentre mister Nicola Terranova si è visto costretto ad annullare la rifinitura in programma questa mattina. Non certamente condizioni ideali per preparare una partita e una situazione che si ripresenterà a partire da martedì prossimo con il Mazzara, che potrebbe anche non allenarsi nel caso in cui non si trovasse un campo dove poter lavorare. Tornando al match di domani, mister Terranova non potrà contare su Angelo Rosella e Vincenzo Marino. Per il resto i giocatori sono tutti a disposizione. Ad arbitrare l'incontro, che avrà inizio alle 15:30, sarà il signor Alessandro Cutrufo di Catania, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Fisichella e Rosario Blanco. Il Mazzara domani scenderà in campo con il lutto al braccio, in segno di solidarietà nei confronti della famiglia mazzarese di Marco, colpita nei giorni scorsi dalla tragedia del naufragio del natante Tre Fratelli, con la morte del capofamiglia Vito Di Marco, mentre i due fratelli, Piero e Daniele, sono ancora dispersi. Per quanto riguarda le altre formazioni trapanesi, l'Alcamo di mister Antonio Putaggio va a caccia della prima vittoria stagionale contro la Pro Favara nel match che, a causa della persistente indisponibilità dell'Elio Catella, verrà disputato domani allo stadio San Giacomo di Salemi. In cerca della prima vittoria stagionale è anche il Marsala di mister Angelo Sandri, che domani pomeriggio se la vedrà in casa contro il terribile Camarat di mister Renato Maggio. Impegno casalingo anche per il Paceco contro la Parmonval, mentre la Riviera Marmi andrà a far visita alla Serra di Falco e il Dattilo al Monreale. Completano la quarta giornata del girone A di Eccellenza Atletico Campofranco, San Cataldese e Ribera Mussomeli. Si gioca la quarta giornata di campionato anche in promozione. Queste le partite del girone A: Audace Partinico, Delfini, Vergine Maria, Castellammare Salemi, Empedoclina Raffadali, Favignana Borgata Terrenova, Folgore Carini, Libertas Sciacca, Ligni Casteltermine, Siculiana Aragona. Si gioca la seconda giornata in prima categoria: Ars Menfi Real Unione, Equipe Palermo Avvenire, Fulgatore Atletico Corleone, Libertas Marsala Marian Strasatti, Nuova Sancis Ezio Roma, Provilla Abate Jetina e Sparta Palermo Giuliana. Allora una nota di atletica: il mazzarese Pino Pomilia parteciperà domani alla maratona internazionale in programma Piceno-Fermano nelle Marche. La gara, che si snoderà su un percorso di poco più di 42 km, è inserita nel calendario internazionale della FIDAL. La maratona, giunta alla 32esima edizione, prenderà il via alle 9 dal lungomare Gramsci di Porto San Giorgio. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, che torna lunedì. Grazie per averci seguito, arrivederci.